Michelle e Jennifer sono la parte migliore di me», scriveva sui social Anna Boscaglia, di Napoli. Anna era una dei quattro occupanti della Smart 42, un'auto progettata per due passeggeri, insieme al compagno Francesco D'Alterio, che era alla guida, e alle due figlie di Anna, Jennifer, di 16 anni, e Michelle, di 8 anni. Durante il viaggio, la figlia maggiore era nel bagagliaio, mentre la più piccola era in braccio alla madre sul sedile del passeggero. L'incidente è avvenuto alle 5 del mattino in via Domitiana, all'altezza del civico 99 a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. L'auto si è ribaltata per cause ancora da accertare e nello schianto ha perso la vita Michelle, una bambina di appena 8 anni. I carabinieri hanno arrestato Francesco D'Alterio per omicidio stradale. L'uomo, che ha riportato solo leggere escoriazioni, è stato anche denunciato per guida senza patente e perché l'auto era sprovvista di assicurazione e presentava usura evidente degli pneumatici. D'Alterio aveva da poco riacquistato la libertà, avendo terminato una pena agli arresti domiciliari per furto poche ore prima dell'incidente. Anna Boscaglia, che aveva recentemente concluso la relazione con l'ex compagno, padre delle due figlie, e si era legata a Francesco D'Alterio, è stata denunciata per omicidio stradale. La famiglia era stipata nella piccola vettura, che, come detto, era omologata solo per due persone. Anna teneva in braccio la figlia di 8 anni, che ha subito il maggiore impatto durante l'incidente. La coppia aveva festeggiato la scarcerazione di D'Alterio con le ragazze e, dopo i festeggiamenti, stava tornando a casa quando è avvenuto il tragico incidente. I test preliminari hanno escluso l'assunzione di droghe e alcol da parte del conducente, ma saranno eseguiti ulteriori controlli. Al momento, Francesco D'Alterio e Anna Boscaglia hanno scelto di non parlare, nonostante la tragica perdita della loro figlioletta. Dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Giugliano, Anna Boscaglia, secondo quanto riportato da Il Mattino, non si è presentata a un consulto con un chirurgo maxillofacciale presso l'ospedale di Pozzuoli per una valutazione delle sue condizioni e delle eventuali cure necessarie. Anche con gli investigatori, la coppia mantiene il silenzio. Le indagini preliminari rivelano che la bimba e sua madre erano sedute sul lato passeggero dell'auto e, a quanto pare, non indossavano le cinture di sicurezza. Le cause del ribaltamento del veicolo non sono ancora chiare, ma l'elevata velocità potrebbe essere un fattore determinante. L'auto è stata posta sotto sequestro dal pubblico ministero per ulteriori accertamenti. Gli investigatori non escludono che, durante l'incidente, la madre possa essere stata schiacciata dal peso della piccola, una circostanza che potrebbe averle salvato la vita, mentre la bambina sarebbe rimasta intrappolata tra le lamiere, morendo sul colpo. Jennifer, l'altra figlia di 16 anni di Anna Boscaglia, che era rannicchiata nel piccolo bagagliaio dell'auto, ha riportato solo alcune fratture e, dopo le prime cure in ospedale, è tornata a casa con una prognosi di 35 giorni. Tullio Ferrante, sottosegretario, ha dichiarato: «L'incidente stradale avvenuto a Giugliano, che ha tragicamente causato la morte di una bambina di 8 anni, segna l'ennesima triste pagina di cronaca e macchia questa giornata di fine estate. Questo tragico evento, come tanti altri, deve spingerci a continuare a investire nella prevenzione e a intensificare i controlli per migliorare la sicurezza sulle nostre strade. Che la giustizia faccia il suo corso, il pensiero va ai familiari della vittima e all'altra ragazza coinvolta, con l'auspicio che simili tragedie non si ripetano più».